Il film inizia nel 1901, nella città di Corleone, in Sicilia, al funerale del padre del giovane Vito, Antonio Andolini, ucciso per un insulto al signore della mafia locale, Don Ciccio. Durante il corteo, il fratello maggiore di Vito viene ucciso perché aveva giurato vendetta al Don. La madre di Vito si reca da Ciccio per implorare pietà, ma lui rifiuta, sapendo che il piccolo Vito di 9 anni cercherà di vendicarsi più avanti nella vita. La madre prende in ostaggio Ciccio sotto la minaccia di un coltello, permettendo al figlio di fuggire, e gli uomini di Ciccio la uccidono. Cercano il ragazzo in città, ma i cittadini lo aiutano a fuggire. Vito trova la strada per New York in nave e a Ellis Island un agente dell'immigrazione sceglie la città natale di Vito, Corleone, come cognome e viene registrato come Vito Corleone. Nel 1958, in una scena simile all'apertura del primo film, Michael Corleone, padrino della famiglia Corleone, si occupa di vari problemi di affari e di famiglia durante un'elaborata festa nella sua tenuta di Lake Tahoe, in Nevada, per celebrare la prima comunione del figlio. Nel suo ufficio, Michael incontra il corrotto senatore del Nevada Pat Geary per discutere il prezzo delle licenze di gioco per i casinò alberghieri che la famiglia sta acquistando. Geary, che nutre un evidente disprezzo per Michael e per gli altri uomini d'affari italiani che si stanno trasferendo nel suo stato per sfruttare le opportunità del gioco d'azzardo, promette di rendere difficile l'acquisizione della licenza di gioco da parte di Michael. Michael termina la sua conversazione con Geary quando si rifiuta di pagare l'oltraggioso compenso richiesto da Geary, dicendo al senatore che non otterrà nulla. Michael ha anche a che fare con l'indulgente sorella minore Connie che, pur avendo divorziato da poco dal secondo marito, sta progettando di sposare un uomo di nome Merle Johnson senza alcun evidente mezzo di sostentamento e di cui Michael disapprova l'esistenza. Connie è ancora risentita del fatto che il fratello abbia fatto uccidere il marito Carlo, anni prima, a causa del suo tradimento della famiglia. Michael parla anche con Johnny Ola, il braccio destro del gangster ebreo Iman Roth, che sostiene il passaggio di Michael all'industria del gioco d'azzardo. In ritardo, Michael tratta con Frank Five Angels Pentangeli, un socio d'affari che ha rilevato il territorio del caporegime corleonese Peter Clemenza a New York City dopo la sua morte, e che ora ha problemi con i fratelli Rosato, sostenuti da Roth. Pentangeli se ne va bruscamente, dopo aver detto a Michael, «Tuo padre faceva affari con Iman Roth, tuo padre rispettava Iman Roth, ma tuo padre non si è mai fidato di Iman Roth». Più tardi, quella sera, Michael sfugge per un pelo a un attentato quando sua moglie Casey si accorge che le tende della finestra della camera da letto sono inspiegabilmente aperte, il che permette a due sicari invisibili di spargere proiettili nella camera da letto. I due sicari vengono trovati morti, uccisi da una talpa all'interno del complesso. In seguito, Michael comunica al suo avvocato e socio Tom Hagen che il colpo è stato compiuto con l'aiuto di una persona vicina e che deve andarsene, affidando tutto il suo potere a Hagen per proteggere la sua famiglia. Flashback, nella New York del 1917, l'adulto Vito Corleone lavora in una drogheria del Lower East Side con l'amico Genco Abbandando. Il quartiere è controllato da un membro della Mano Nera, Don Fanucci, che estorce pagamenti di protezione alle imprese locali. Una notte, il vicino di casa di Vito, Clemenza, gli chiede di nascondere una scorta di armi per lui e successivamente, per ricambiare il favore, lo porta in un appartamento di lusso dove commettono il loro primo reato insieme, rubando un elegante tappeto. Il film va avanti fino al periodo di Michael. Michael incontra Iman Roth a Miami, in Florida, che gli dice di ritenere Frank Pentangeli responsabile dell'attentato e che Pentangeli pagherà per questo. Recatosi a Brooklyn, Michael fa sapere a Pentangeli che in realtà c'è Roth dietro l'attentato e che Michael ha un piano per affrontare Roth. Ma ha bisogno che Frankie collabori con i fratelli Rosato per mettere Roth fuori gioco. Mentre dorme, Fredo riceve una telefonata nel cuore della notte da Johnny Ola, braccio destro di Iman Roth, che gli rivela che Fredo è il traditore della famiglia. Johnny Ola cospira con Fredo, dicendogli che Frank Pentangeli sta per fare pace con i fratelli Rosato. Fredo non è d'accordo a collaborare e dice a Johnny Ola di non chiamarlo più. Quando Pentangeli si reca all'incontro con i Rosato in un bar locale, gli viene detto Michael Corleone ti saluta, mentre viene attaccato alle spalle, ma il tentativo di omicidio viene accidentalmente interrotto da un poliziotto. Pentangeli viene dato per morto e la sua guardia del corpo, Willy Cicci, viene colpita da un'auto mentre spara ai Rosato che si allontanano. Tornato in Nevada, Tom Hagen viene chiamato in un bordello di Carson City gestito da Fredo, fratello maggiore di Michael, dove il senatore Geary è implicato nella morte di una prostituta e Tom si offre di occuparsi del problema in cambio dell'amicizia tra il senatore e la famiglia Corleone. Nel frattempo, Michael incontra Roth a La Habana, Cuba, alla fine del 1958, quando il dittatore Fulgencio Batista sta sollecitando investimenti americani e i guerriglieri comunisti stanno cercando di far cadere il governo. Durante una festa di compleanno per Roth, Michael accenna alla possibilità che i ribelli vincano, rendendo problematici i loro affari a Cuba. Il commento spinge Roth a far notare, in privato, che Michael non ha consegnato i 2 milioni di dollari per consolidare la loro partnership. Fredo, con il denaro promesso, arriva a La Habana e incontra Michael. Michael gli parla di Iman Roth e Johnny Ola, ma Fredo dice di non averli mai incontrati. Michael confida al fratello che è stato Roth a tentare di ucciderlo e che intende riprovarci. Michael assicura a Fredo che ha già fatto la sua mossa e che Iman Roth non vedrà mai il nuovo anno. Invece di consegnare i soldi a Roth, Michael gli chiede chi ha dato l'ordine di uccidere Frank Pentangeli. Roth evita la domanda, parlando invece con rabbia dell'omicidio del suo vecchio amico,
Moe Greene, che Michael aveva orchestrato. Michael ha chiesto a Fredo, che conosce bene L'Avana, di far divertire il senatore Geary e altri importanti funzionari e uomini d'affari, durante i quali Fredo finge di non riconoscere Johnny Ola. Poco dopo, durante uno spettacolo sessuale, Fredo commenta ad alta voce che Johnny Ola gli ha parlato del posto, contraddicendo quanto detto a Michael due volte prima, ovvero che non conosceva né Roth né Ola. Michael si rende conto che il traditore è suo fratello e invia la sua guardia del corpo a occuparsi di Roth. Johnny Ola viene strangolato, ma Roth, in uno stato delicato a causa dei suoi problemi cardiaci, viene portato in ospedale, dove l'esecutore di Michael viene colpito nel tentativo di ucciderlo. Alla festa di Capodanno di Batista, allo scoccare della mezzanotte, Michael afferra Fredo per la testa e lo bacia. «So che sei stato tu, Fredo, mi hai spezzato il cuore». Quando i guerriglieri attaccano, gli ospiti fuggono, ma Fredo si rifiuta di andare con Michael, nonostante le suppliche di Michael che Fredo è ancora suo fratello e che è l'unica via di fuga. Flashback, 1917. Don Fanucci della Mano Nera è ora a conoscenza del sodalizio tra Vito, Clemenza e Saltessio e vuole la sua parte dei profitti settimanali. Clemenza e Tessio accettano di pagare, ma Vito è riluttante e chiede ai suoi amici di lasciare tutto nelle sue mani in modo che Fanucci accetti di meno e, in effetti, Vito riesce a convincere Fanucci a prendere solo un sesto di quanto richiesto, $100 su 600. Subito dopo, durante la festa del quartiere, Vito uccide Fanucci nel corridoio fuori dal suo appartamento e poi si ricongiunge alla moglie e ai tre figli sulle scale del suo appartamento. Vito dice al piccolo Michael che suo padre gli vuole molto bene. Nel gennaio 1959, in Nevada, Michael torna al suo complesso innevato di Lake Tahoe dopo essere fuggito da Cuba, dove Tom Hagen gli dice che Roth è fuggito da Cuba dopo aver avuto un ictus e si sta riprendendo a Miami, che la guardia del corpo di Michael è morta e che Fredo probabilmente si nasconde a New York. Hagen informa anche Michael che Kay ha avuto un aborto spontaneo mentre lui era via. Michael è sconvolto dalla notizia e chiede furiosamente di sapere il sesso del bambino, ma Tom non è in grado di dirglielo. A Washington, nel 1959, una commissione del Senato, di cui fa parte il senatore Geary, sta conducendo un'indagine sulla famiglia Corleone. Interrogano il soldato Willie Cicci, disaffezionato, sul suo ruolo di uomo di punta della famiglia, ma egli non può coinvolgere Michael, perché non ha mai ricevuto ordini diretti da lui. Quando Michael si presenta davanti alla commissione, il senatore Geary fa una grande dimostrazione di sostegno agli italo-americani e poi si assenta dal procedimento. Durante l'interrogatorio, Michael nega tutte le accuse criminali contro di lui, dall'omicidio di Sollozzo e del capitano M.C. Klasky nel 1946, nel primo film del Padrino, fino alla sua attività di gestore di diversi casinò in Nevada. Michael fa una dichiarazione in cui sfida la commissione a produrre un testimone che confermi le accuse contro di lui. L'udienza si conclude con la promessa da parte del presidente di un testimone che farà esattamente questo. Frank Pentangeli, sopravvissuto all'attacco dei fratelli Rosato, ha fatto un accordo con l'FBI e testimonierà contro Michael. Tom Hagen e Michael discutono del problema, osservando che la strategia di Roth per distruggere Michael è ben pianificata. Fredo, il fratello di Michael, è stato trovato e convinto a tornare in Nevada e, in un incontro privato, spiega a Michael il suo tradimento. Arrabbiato per essere stato messo a capo della famiglia a favore di Michael, vuole rispetto e ciò che gli spetta. Ha aiutato Roth pensando che ci fosse qualcosa per lui, ma giura che non sapeva che volessero uccidere Michael. Dice anche a Michael che il consulente capo della commissione del Senato è un uomo di Roth. Michael dice poi a Fredo: «Non sei più niente per me. Non sei un fratello, non sei un amico, non sei niente». E in privato ordina al soldato e uomo dei bottoni al Neri che non deve accadere nulla a Fredo finché la madre è ancora viva. All'udienza in cui Frank Pentangeli deve testimoniare, Michael arriva accompagnato dal fratello di Pentangeli, portato dalla Sicilia, e la cui presenza induce Frank a ritrattare le sue precedenti dichiarazioni su Michael. Quando Pentangeli viene incalzato, afferma di aver solo detto all'FBI ciò che volevano sentire. Senza alcun testimone che possa testimoniare contro Michael, la commissione si aggiorna, mentre Hagen, in veste di avvocato di Michael, chiede a gran voce delle scuse. In una stanza d'albergo, Kay cerca di lasciare Michael, portando con sé i figli. Michael dapprima cerca di tranquillizzarla, ma perde le staffe e la colpisce violentemente quando lei gli rivela che il suo recente aborto spontaneo era in realtà un aborto per evitare di dare un altro figlio all'eredità criminale di Michael. Flashback, 1925. Mentre visita la Sicilia per una vacanza con la famiglia per la prima volta dopo oltre 20 anni, Vito Corleone viene presentato all'anziano novantenne Don Ciccio come l'uomo che importa il loro olio d'oliva in America e che vuole la sua benedizione. Quando Ciccio chiede a Vito chi fosse suo padre, Vito risponde: «Mio padre si chiama Antonio Andolini, e questo è per te», squarciando lo stomaco del vecchio con un coltello, vendicando la morte del padre, della madre e del fratello. Nell'aprile del 1959 muore Carmella Corleone, vedova di Vito e madre dei suoi figli, e tutta la famiglia Corleone si riunisce per il suo funerale. Michael evita ancora Fredo, che è infelice, ma cede quando Connie lo implora di farlo. Michael e Fredo si abbracciano, ma allo stesso tempo Michael segnala al suo capo che la protezione di Fredo dal male, in vigore quando la madre era in vita, è ormai scaduta. Michael, Tom Hagen e Rocco Lampone discutono gli ultimi accordi con Iman Roth,
che ha chiesto senza successo asilo a vari paesi e gli è stato persino negato l'ingresso in Israele in quanto ebreo ritornato. Michael rifiuta il consiglio di Hagen, secondo il quale la posizione della famiglia Corleone è sicura e uccidere Roth e i fratelli Rosato per vendetta è un rischio inutile. Più tardi, Hagen fa visita a Frank Pentangeli, imprigionato in una base militare, e gli suggerisce di togliersi la vita, come facevano i cospiratori romani che non avevano avuto successo e ai quali, in cambio, era stato promesso che le loro famiglie si sarebbero occupate del loro suicidio. Con la connivenza di Cogne, Kay va a trovare i suoi figli, ma non riesce a sopportare di lasciarli e si ferma troppo a lungo. Quando Michael arriva, le chiude freddamente la porta in faccia. Il film raggiunge il suo culmine in un montaggio di omicidi e morti, che ricorda la fine della prima parte. Mentre arriva in un aeroporto per essere preso in custodia, Iman Roth viene ucciso da Rocco Lampone, travestito da giornalista, che viene immediatamente ucciso dalle guardie del corpo di Roth. Nella base militare viene trovato morto Frank Pentangeli, che ha seguito le istruzioni di Hagen e si è suicidato nella sua vasca da bagno. Fredo viene ucciso da Alneri mentre stanno pescando sul lago Taoe, mentre Fredo recita un'Ave Maria per aiutare a catturare un pesce. L'ultima inquadratura del film è Michael seduto da solo al lago Taoe, in silenziosa contemplazione. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.